Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di cronaca, scusate, giudiziaria e parliamo del processo Rigopiano. Problemi tecnici hanno causato questa mattina il rinvio dell'udienza al 30 di ottobre. Sentiamo di più nel servizio di Stefano Recanati. Ancora una delusione per i familiari delle 29 vittime di Rigopiano che per l'ennesima volta escono dall'udienza preliminare a mani vuote. Infatti, a causa di un calo della tensione della linea internet che non ha permesso la connessione audio-video tra l'aula principale e le altre messe a disposizione del Tribunale di Pescara per ottemperare alle normative Covid-19, si tornerà in aula il 30 ottobre alle ore 9:30. Siamo in udienza, ma è come se non ci fosse udienza, ci sono interruzioni, problemi con la linea, quindi aspettiamo solamente, ma queste cose già dovevano essere già risolte in passato. Posso capire la prima udienza, ma stiamo alla terza udienza dopo il coronavirus, quindi queste problematiche non ci devono essere. Soprattutto adesso con questo coronavirus è un punto interrogativo che non so fino a quando ce lo porteremo. Sperando che non richiuderà un'altra volta i tribunali e la procura. Prima della sospensione, comunque, gli avvocati di Ilario Lacchetta, Cristiana Valentini, Goffredo Tatozzi e Massimo Manieri hanno richiesto l'incidente probatorio sul tenente colonnello Angelozzi. Abbiamo fatto questa riflessione. Noi avevamo pendente l'audizione del tenente colonnello Angelozzi, ma ora ci troviamo, rispetto al momento in cui l'abbiamo chiesta, ci troviamo nella fase di udienza preliminare, in contraddittorio tra tutte le parti. Siccome gli elementi conoscitivi che possono venire fuori da questa audizione sono importanti, abbiamo ritenuto veramente doveroso chiedere che questa cosa avvenga davanti a tutti e che tutti possano partecipare. Ci sembra proprio un omaggio alla verità processuale quello che abbiamo fatto. Poi il giudice deciderà, si tratta di un'iniziativa credo mai fatta prima. Spero che si possa apprezzare la buona volontà di mettere più materiale conoscitivo possibile a disposizione di tutti, che mi sembra essenziale. L'unico modo per arrivare alla verità è scavare sempre più a fondo in questo processo, non c'è dubbio, secondo me. Sempre gli avvocati del sindaco di Farindola hanno fatto sapere al giudice di aver avviato un'attività di investigazione difensiva sulla Dicomac di Rieti, direzione, comando e controllo della Protezione Civile Nazionale. In verità, ecco, qui io le devo rispondere che ancora non lo sappiamo perché noi abbiamo iniziato l'attività di investigazione difensiva su quel piano, ma non l'abbiamo ancora portata a termine, quindi non appena sarà conclusa saremo lieti di comunicarvi gli esiti. Ripeto, a volte le indagini hanno una finalità che si può definire solo esplorativa, perché tu non sai con esattezza quello che cerchi, però spesso vengono fuori elementi probatori significativi. Si potrebbe capire di più perché quegli elicotteri quel giorno non sono partiti. Probabilmente sì, probabilmente sì. Si potrebbe capire se qualcosa non ha funzionato nei collegamenti di notizie e quindi staremo a vedere quali sono gli esiti. Intanto l'avvocato Romolo Rebua ha avanzato istanza di sequestro conservativo di un quinto degli stipendi percepiti dall'ex prefetto Provolo, il funzionario della Protezione Civile regionale Visca e Belmaggio Sabatino Mauro del servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile regionale, rimasti esclusi dal precedente provvedimento di sequestro degli immobili. Adesso invece parliamo dell'emergenza sanitaria. Sull'aumento degli ultimi giorni dei casi di positività in Abruzzo, l'assessorato alla sanità mantiene alta la guardia anche rispetto alla vicenda dei numerosi positivi al Donnorione di Avezzano. Vediamo il servizio con l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Assessore, aumentano in maniera esponenziale i casi di positivi nella nostra regione, è stata superata quota 200, qual è il suo pensiero? Insomma, la preoccupazione inizia a serpeggiare fra i cittadini, gli abruzzesi. Sì, abbiamo un notevole aumento di casi positivi, anche se 100 bisogna attribuirli a un'unica struttura, quindi a un unico focolaio. Appena abbiamo evidenziato i focolai, abbiamo messo come sempre in attività tutto ciò che riguarda il tracciamento ed è questo che ha portato proprio ad avere questo numero elevato di casi positivi. In questo caso, in modo particolare, si parla di una struttura di residenze per anziani ad Avezzano, quindi abbiamo attivato tutte le
le procedure per regolamentare, ossia è stato nominato un commissario finalizzato proprio alla gestione, con aumento di medici, di infermieri, con un'USCA proprio finalizzato a questo tipo di attività. Poi proprio nella zona della Marsica abbiamo messo in rete le strutture, i presidi ospedalieri di Pescina e Tagliacozzo, proprio per dare l'assistenza adeguata a tutti i pazienti. È importante rilevare questo, che anche se c'è questo numero esponenziale, la maggior parte dei casi viene ancora seguita attraverso l'assistenza domiciliare, ossia la sorveglianza sanitaria a casa. Ci sono stati dei ricoveri, ma questi ricoveri sono tutti, diciamo, regolamentati da un punto di vista di tranquillità. Il messaggio che voglio dare io è che assolutamente non c'è mancanza di posti nell'eventualità in cui dovessero aumentare i ricoveri, ma soprattutto c'è una rimodulazione a secondo dei numeri. Il presidente Marsiglio ha detto che se ci sarà da fare qualche chiusura, qualche lockdown locale, lo si farà. Secondo lei quando questo potrebbe accadere, se accadrà? Allora, noi parliamo di zone circoscritte, di territori circoscritti, non parleremo mai di un lockdown di tutta la nostra regione, perché in questo momento l'RT non ci porta a questo, ci porta però ad avere un'attenzione particolare. Un gruppo di lavoro ha stabilito proprio in base ai numeri quali sono le procedure da attivare nel caso in cui dovessimo rientrare in una zona particolarmente alta attraverso i numeri che andiamo a riscontrare di positivi. Andiamo avanti, il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, ospite ieri sera della nostra trasmissione Velo, ha smentito le voci che vorrebbero un altro rinvio della seduta del consiglio regionale già posticipata a causa dei tamponi Covid, che per molti invece sarebbe stata rimandata per divergenze nella maggioranza. Marsiglio ha anche parlato della vertenza Beta Fence, perché durante la tappa del Giro d'Italia arrivata a Tortoreto i lavoratori hanno esposto dei cartelli per rivendicare il loro lavoro, e Marsiglio ha rivelato di aver tentato di contattare Marco De Benedetti, a capo del fondo Carlyle, senza alcun esito. Vediamo il servizio. Volevo chiedere, martedì ci sarà il consiglio regionale che è stato rinviato proprio sulla delibera su Napoli e quant'altro? Sì, il consiglio era stato rinviato per una vicenda Covid che ha colpito un gruppo consigliare, e quindi ha consigliato prudenza e profilassi, della necessaria profilassi. Il martedì avremo questa ratifica dell'investimento che abbiamo fatto, sul quale, ripeto, qualche stupido polemizza, ma noi con una spesa di 1,2 milioni abbiamo acquistato un anno di pubblicità su vettori importanti. Solo i follower delle pagine social del Napoli Calcio sono milioni e milioni, i tifosi del Napoli Calcio sono 80 milioni censiti nel mondo occidentale, neanche completo questo censimento mondiale. Sì, per parlare soltanto della dozzina di giorni in cui il Napoli è stato a Castel di Sangro, abbiamo raccolto una rassegna stampa e video enorme, che non avrebbe un prezzo paragonabile, neanche spendendo 10 volte tanto la spesa fatta avremmo fatto conoscere l'Abruzzo e fatto parlare dell'Abruzzo. È la prima volta dopo decenni che la nostra regione viene scelta da una squadra prestigiosa e importante tra i top player del campionato nazionale e delle coppe europee. Fino a ieri, fino all'anno scorso, guardavamo con invidia il Trentino. Domanda flash e risposta flash, perché durante la tappa di Tortoreto in alcune circostanze si è visto anche giustamente qualche striscione salviamo la Beta Fence. Ecco, capisco che adesso col ciclismo c'entra relativamente, però lei sulla vicenda Beta Fence che cosa pensa? Come andrà, quale sarà il destino di questi lavoratori? Penso che sia una pessima storia di quel capitalismo finanziario
che si nasconde dietro scatole cinesi di multinazionali che non rispondono o tentano di non rispondere a nessuno, che disprezzano la carne viva dei territori e dei lavoratori. Io ho tentato anche più volte di contattare l'amministratore, il referente del Fondo Carlyle, che è Marco De Benedetti, anche un italiano, e non ho avuto neanche lo straccio di una risposta. Credo che sia un comportamento vergognoso. Siamo sui tavoli di trattativa convocati dai ministeri del lavoro e dello sviluppo economico a sostenere le ragioni dei nostri lavoratori e del nostro tessuto industriale. Che il governo sappia far valere con forza queste ragioni per difendere il diritto al lavoro. A proposito di lavoro, la CGIL chiede la stabilizzazione e il riconoscimento professionale dei navigator che in Abruzzo lavorano, e non solo in Abruzzo, presso i centri per l'impiego rispetto al reddito di cittadinanza, necessità di trovare ai percettori del reddito un lavoro. Allora vediamo insieme il servizio. Si parla dei navigator, dell'importante ruolo che hanno nella nostra regione presso i centri per l'impiego. La CGIL chiede il rinnovo del contratto, ma anche una stabilizzazione e un riconoscimento di questo lavoro. Innanzitutto il riconoscimento di questo lavoro, perché sono stati sempre bersaglio di strumentalizzazioni politiche e sociali, visto che sono stati sempre abbinati al reddito di cittadinanza. In realtà sono dei collaboratori, quindi innanzitutto ci tengo a dire che sono dei precari che aiutano i precari e i disoccupati, che possono apportare molto alle politiche attive, quindi ai centri per l'impiego, perché li supportano sia nell'opera dell'inserimento lavorativo per i percettori di reddito di cittadinanza, ma anche per tutti coloro che si approcciano ai centri per l'impiego, visto che tengo a ricordare che i centri per l'impiego attualmente sul nostro territorio abruzzese sono in smart working o chiusi al pubblico. Invece i navigator sono ancora attivi, tuttora attivi, e hanno dall'inizio della loro attività hanno intercettato 18.000 appunto disoccupati. In più in questo periodo di pandemia hanno contattato 7.000 percettori di reddito di cittadinanza e intercettato anche 5.000 nuovi posti di lavoro, ai quali sono riusciti appunto un terzo di loro a inserirli appunto in aziende. Quindi diciamo la loro figura sta funzionando, sono stati lasciati molto soli e noi speriamo che anche con un'interlocuzione con la regione di dare un futuro occupazionale a questa figura e di appunto inserirli in un'ottica di riforma delle politiche attive, ma anche di potenziamento dei centri per l'impiego. Quanti sono i navigator nella nostra regione? 53, e li abbiamo quasi tutti iscritti con noi, perché si aspettano appunto un lavoro che sia collettivo, che sia regionale, anche perché entreranno a far parte anche di un coordinamento nazionale, visto che c'è anche un tavolo nazionale. Ora una notizia di cronaca: aveva in casa 7 kg di marijuana distribuiti in varie camere per essere essiccati. Su disposizione del PM Serena Rossi, gli uomini del commissariato di Lanciano, coordinati dal vicequestore Lucia D'Agostino, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni di Fossa Cesia, posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione di repressione dei reati legati allo smercio di droga è stata predisposta dal questore di Chieti, Annino Gargano. Già prima di entrare nell'abitazione gli agenti avevano avvertito un forte odore tipico degli oppiacei. Al momento dell'irruzione si sono trovati di fronte un vero e proprio laboratorio con attrezzi per la lavorazione e il confezionamento della marijuana. Sequestrati anche grinder, bilance di precisione, cellophane, lampade, ventilatori industriali e temporizzatori per il controllo del microclima ambientale. Ora gli agenti di polizia cercano di ricostruire la fitta rete di pusher che facevano capo all'arrestato. E noi proseguiamo parlando della ZES. Si è svolto questa mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo un incontro sull'iter attuativo della zona economica speciale. Al tavolo tecnico hanno partecipato i vertici dell'autorità di sistema portuale,
parte attività del comitato di indirizzo, l'assessore alle politiche produttive Mauro Febbo, il sottosegretario alla presidenza Umberto De Annuntis e i direttori regionali Barbara Morgante e Germano De Santis e Emidio Primavera. All'incontro c'era anche il presidente della Camera di Commercio Chieti e Pescara Strever. Nel corso dei lavori è stato presentato un piano strategico che mira a valorizzare e rendere attrattiva la zona economica speciale abruzzese. In sostanza è stato illustrato uno studio tecnico sulla normativa fiscale e sulle prospettive economiche che saranno a disposizione delle aziende. Ascoltiamo l'intervista all'assessore regionale Mauro Febbo. Ma è un incontro molto importante, molto costruttivo, perché chiaramente sulla ZES la Regione Abruzzo scommette tanto, soprattutto perché in questo è un momento particolarmente delicato dal punto di vista economico. Abbiamo due elementi da tenere presente: uno è quello che sta causando questa pandemia e con tutti i problemi di natura economica che si stanno sviluppando e che si potrebbero sviluppare, l'altro è invece il momento storico in cui ci troviamo. Abbiamo di fronte una potenzialità enorme di risorse che ci vengono dal fatto che siamo a fine di un periodo pluriennale dove ci sono assegnati fondi, quindi è finita la stagione 14-20, ci accingiamo alla 21-27, quindi abbiamo fondi nazionali, fondi europei, a cui si aggiunge il recovery fund, quindi dobbiamo capire come intercettare questi fondi e soprattutto verso quale sviluppo indirizzarlo. C'è questa occasione che la ZES, su cui purtroppo il ritardo accumulato dal governo precedente è tanto, lo abbiamo recuperato e ci auguriamo che appresto arrivi finalmente dal governo nazionale la definizione con la nomina del commissario e quindi poter calare un altro strumento a favore del sistema industriale, del sistema manufatturiero, che è importante per l'Abruzzo, calarlo sul campo e dare delle risposte. Avere l'autorità portuale, l'autorità di sistema che fa parte, è una parte essenziale della ZES a nostra disposizione, che ha già sta lavorando su questo sistema, credo che sia stato un altro passaggio essenziale. Adesso andiamo a Teramo. Due storiche associazioni, l'ARCI e il WWF, chiedono da tempo al Comune l'utilizzo di un appartamento che è stato confiscato alla criminalità organizzata. L'immobile si trova in città ed è chiuso ormai da anni. Il codice antimafia infatti prevede che i beni possano essere messi a disposizione del mondo del volontariato dopo appunto la confisca. Allora sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'ARCI e il WWF chiedono da tempo al Comune di Teramo l'utilizzo come sede delle rispettive associazioni di volontariato di un appartamento in città, sequestrato alla criminalità organizzata e a disposizione da anni dell'amministrazione comunale. Le due storiche associazioni si appellano alla legge antimafia, che prevede proprio che questi beni siano messi a disposizione del mondo del volontariato. Un progetto che sembra però non essere ancora recepito dagli amministratori locali. Questa sede, che rappresenta nel patrimonio del Comune di Teramo un passivo che non può essere dato in affitto, perché la legge sull'antimafia costringe, o meglio indica alle amministrazioni comunali il beni in questo caso di essere dati ad associazioni del terzo settore, abbiamo presentato un progetto sottoponendolo al Comune di Teramo e abbiamo iniziato un iter di incontri con tutta l'amministrazione, compreso il sindaco, per insomma, poter arrivare finalmente ad avere uno spazio che facesse della legalità il suo punto centrale tramite una piccola biblioteca della legalità e potesse ospitare anche, perché nel mentre il terremoto ha portato via anche la sede del WWF Teramo, i più di 2000 volumi del centro studi La Gramigna, che sono un patrimonio della città stessa. Abbiamo sottoscritto al Comune di Teramo nella nostra proposta che tutte le spese di gestione di questo bene erano a carico delle associazioni, quindi ad oggi abbiamo uno spazio in questa città che deve rimanere chiuso e non capiamo, e ci auguriamo che questa conferenza stampa possa portare, che il giornalismo anche in questa città possa fare quelle domande necessarie all'amministrazione che noi non siamo riusciti ad avere, cioè quelle risposte che oggi ancora mancano sul perché. Scende in campo anche il vicepresidente nazionale del WWF, Dante Caserta, che lancia un appello al sindaco di Teramo: ci dia almeno una risposta. Qual è l'appello del WWF in questo caso?
Sostanzialmente innanzitutto di dare una risposta, perché di fatto dopo 2 anni stiamo ancora aspettando una risposta ufficiale da parte dell'amministrazione, e dopo di creare le condizioni affinché a Teramo possa continuare a esserci una realtà che c'è da più di 40 anni e che ha svolto un'attività all'interno della nostra città e di tutta la provincia, e che possa continuare a fare quelle attività di educazione ambientale, di tutela del territorio, di vigilanza ambientale, che sono fondamentali. Lo vogliamo fare insieme all'amministrazione comunale, insieme a tutte le altre associazioni, ci si dia però almeno una risposta. Torniamo a Pescara. Domenica scorsa, presso il Parco Colle del Telegrafo, è stata messa in posa la targa in memoria di Annarita Rossini, imprenditrice scomparsa nel 2008 ed a lungo impegnata nel volontariato e in iniziative a favore delle donne. A scoprire la targa insieme al vice sindaco di Pescara Gianni Santilli è stato il marito di Annarita Rossini e l'amica, assieme all'amica Pina Pasetti. Vediamo. Ci è stata fatta questa richiesta di questa targa che aveva già predisposto la vecchia amministrazione, e quando è venuta la signora Pasetti io non ho potuto dire di no, mi sono attivato e abbiamo subito fatto questa bella targa per il riconoscimento alla signora Rossini. Annarita Rossini è stata membro nel Consiglio di Pari Opportunità, nella vecchia giunta, e si è molto prodigata per il sociale con un'associazione costituita e presentando tantissimi progetti. E purtroppo è venuta a mancare troppo presto, e noi abbiamo mantenuto la sua volontà di tenere aperta l'associazione, e questo riconoscimento che oggi verrà posto è un grande onore per chi l'ha proposto nella vecchia giunta, e vedere chi in un certo senso il seguito la inaugurerà. Questo è un bel segno di continuità. Questa cosa io l'ho voluta fortemente a pochi mesi, forse con l'unanimità anche da parte di tutto, quindi non c'è un colore politico, perché Annarita ha rappresentato la donna coraggiosa, l'abbiamo scritto anche nel bigliettino, vero, nel ricordino, la donna coraggiosa, la donna intraprendente, la donna solidale, la donna aperta a tutte le iniziative, e che mi ha aperto a tutte le iniziative. Io non ho avuto la fortuna di conoscerla per tanti anni, ma gli anni che mi sono stati concessi di stare con lei sono stati significativi. C'è stato un errore nel lancio, Annarita Rossini è morta nel 2018. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, adesso apriamo la pagina che riguarda lo sport, partiamo dal calcio. Per la terza giornata di Serie B domani il Pescara riceverà alle 16 l'Empoli. Mancheranno i due centravanti Asensio e Seter. Sarà Bocic il puntero che vince il ballottaggio con Belloni. In difesa pronto all'esordio dal primo minuto Bocchetti al fianco di Drudi. Il servizio di Andrea Costantini. Attacco da inventare per Massimo Oddo alla ripresa del campionato. Domani ore 16 allo stadio Adriatico Cornacchia il Pescara riceverà l'Empoli senza Seter, stirato e che nella migliore delle ipotesi tornerà per la trasferta di Lecce di inizio novembre, e Asensio che ha una lieve contrattura e sarà preservato per la gara di domani per essere probabilmente pronto nell'infrasettimanale di Venezia. Con Bellanova messo fuori causa dal Covid, davanti a Fiorillo agiranno Ventola, preferito a Balzano che non ha i 90 minuti, e Masciangelo sulle fasce. Drudi, fresco di rinnovo, e Sasà Bocchetti, preferito a Scognamiglio, al centro. Busellato e Omeonga agiranno ai lati dell'ex Valdifiori, 7 stagioni e 255 presenze coi toscani. Maestro e Galano alle spalle di Bocic, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Belloni. Nel ruolo era stato provato anche Capone. Massimo Oddo presenta così il prossimo avversario. La certezza che abbiamo è che l'Empoli è una squadra estremamente forte, una delle migliori del campionato per come è costruita, e quindi sono fatti sicuramente dura per noi, ma questo vale per ogni qualvolta noi scendiamo in campo, e sono convinto che sarà dura anche per loro. Oddo fa poi chiarezza sul mancato arrivo di Cacciatore. La problematica non era sulla fascia destra, la problematica era avere un secondo centrale di ruolo di piede destro, ma questo in virtù del fatto che io con grande onestà vi dico che Gut non lo conoscevo,
e quindi non mi fidavo, tutto qui. E poi confermo e ribadisco che ho avuto a che fare in questa settimana, in questi 10 giorni con il ragazzo, e alla luce di quello che ho visto preferisco lavorare con un ragazzo come lui, che ha sicuramente grandi potenzialità, e piuttosto che magari mettere un altro giocatore, un altro ultra trentenne dentro la squadra. Tutto qua. Mercato che non ha portato in rosa il terzo attaccante da mettere in gerarchia alle spalle di Asensio e Seter, ma Oddo fa professione di ottimismo. Sicuramente avrebbe fatto comodo un'altra punta, però non dimentichiamoci che abbiamo tanti giocatori davanti che possono fare quel ruolo. Io sono contento perché ho sicuramente in questa rosa dei giocatori che magari vanno aspettati un attimino, ma che hanno grandi potenzialità e possono sicuramente migliorarsi. Io in questo momento, vi dico la verità, mi sto divertendo perché ho giocatori estremamente disponibili, ma soprattutto giocatori che possono crescere, quindi ci vuole solo un attimo di pazienza, bisogna essere ottimisti, bisogna essere positivi, perché soprattutto in questi ultimi anni si vive in un pessimismo leopardiano qui a Pescara, quindi bisogna portare un po' di positività. A dirigere l'incontro sarà Alessandro Prontera di Bologna, che ha due direzioni poco fortunate col Pescara nello scorso campionato: la sconfitta 0-3 con il Crotone e il 2-2 in campionato a luglio contro il Perugia, coi biancazzurri avanti di 2 gol e gli umbri capaci di rimontare con 2 reti in fuorigioco. Clamorosa la prima di Iemmello. Per Prontera sarà invece la prima direzione di gara con l'Empoli. Circa i precedenti tra le due squadre all'Adriatico, in 17 partite il Pescara si è imposto 8 volte, ma l'ultima risale all'agosto 2011, 3-2 con doppietta di Immobile, gol di Cascione, 5 le vittorie toscane, l'ultima 0-1 nel 2018 griffata a Donnarumma, l'1-1 di fine giugno è stato l'ultimo di 4 pareggi. Ora la Serie C, domenica alle 17.30 il Teramo ospiterà al Bonolis la Casertana. La società ha provveduto ad abbassare i prezzi dei biglietti, che oscillano tra i 15 euro dei distinti laterali e i 35 della tribuna centrale, 2 euro in tutti i settori aperti per gli under 14. Grazie al piano approvato da Regione Abruzzo, il Bonolis potrà ospitare fino a 1345 spettatori. La squadra nel frattempo prepara la partita e il difensore Tentardini spiega quali sono i motivi di questo buon inizio di campionato. Vediamo. Sicuramente, se dobbiamo valutare dall'inizio fino ad adesso, è un percorso sempre più in crescita, soprattutto per quanto riguarda i risultati e soprattutto per le squadre che abbiamo affrontato. Il mister è riuscito a dare un grande entusiasmo sin da subito e siamo stati bravi anche noi giocatori a prendere tutto quello che ci ha detto e consolidare le cose che avevamo già, i meccanismi già presenti l'anno scorso e migliorarci sempre di più, ma senza alcun dubbio sulla fase difensiva siamo migliorati a vista d'occhio, perché ci ha subito detto dei concetti basilari da cui partire e infatti abbiamo lavorato moltissimo in ritiro e via via abbiamo sempre migliorato finché adesso siamo arrivati a una buona preparazione a livello difensivo. Sicuramente siamo molto molto più aggressivi sul recupero della palla, senza dubbio, perché è stata una delle prime cose che ci ha detto. Inoltre, anche dal punto di vista della squadra compatta e solida, diamo un'altra impressione sia dentro, noi giocatori dentro il campo, e soprattutto anche fuori, rivedendoci durante i video, si vede proprio che abbiamo una solidità importante. Sicuramente in questo momento le squadre più difficili da affrontare sono quelle che arrivano da magari una serie di risultati negativi, tra virgolette, perché giocano ancora di più per dimostrare il proprio valore, soprattutto una squadra del calibro della Casertana, che comunque è un'ottima squadra. L'unica cosa da non fare è sottovalutarla e arrivare alla partita di domenica con questa superiorità mentale che ci sta, diciamo che abbastanza è normale dopo le partite che abbiamo fatto, però bisogna mettere da parte e affrontare partita dopo partita come se si partisse da zero.
Non ci sono altre notizie, termina qui questa edizione del TG6. Il prossimo appuntamento è alle ore 19. On demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.